La terapia del cancro si sta evolvendo dai farmaci antiblastici più specifici ai nuovi anticorpi monoclonali. Nell'oncologia integrata sta prendendo sempre più spazio l'idea che l'uso di bassi dosaggi farmacologici possano dare pari risultati, la chemioterapia metronomica, la low dose therapy. Soprattutto il valore aggiunto nella terapia integrata si chiama nutrizione. La nostra tradizione alimentare sarà il futuro della prevenzione. Questi temi al centro del 6° congresso ARTOI, Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate, che si è svolto a Roma il 7 e l'8 novembre. Questo congresso, che è il nostro 6° congresso ARTOI, verte sull'uso delle sostanze naturali in oncologia ed in particolare quest'anno parleremo anche di nutrizione in oncologia, ovvero quello che può essere inteso come aiuto della nutrizione all'interno della chemioterapia, radioterapia, cioè dei normali trattamenti oncologici. La nutrizione è stato visto che è veramente molto importante perché può dare un aiuto ai pazienti per migliorare la propria qualità della vita, che è il nostro primo obiettivo. Le terapie oncologiche integrate, se fatte con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e sotto la stretta osservazione dei medici specialisti, alleviano i pazienti dalle complicanze della terapia chemioterapica, che viene comunque sempre eseguita secondo i canoni della medicina internazionale. Inoltre consentono anche notevoli risparmi di spesa perché i pazienti hanno meno necessità di ricoveri, meno accertamenti diagnostici e costose terapie per gli effetti collaterali della chemioterapia. La frutta e la verdura perché? Contengono delle sostanze antiossidanti, polifenoli, antocianine. Il discorso di mangiarne magari prima di mangiare un pasto ricco di carboidrati o ricco di proteine permette di dare all'organismo una quantità di antiossidanti e di enzimi capace a digerire ed eliminare sostanze tossiche, diciamo così, contenute in questi alimenti. Quindi i latticini e la carne rappresentano sostanze che aggravano una condizione metabolica dell'organismo, ma non per questo ci ammaliamo, d'accordo? È chiaro che un difetto di frutta, di verdura può incrementare una tossicità di questi alimenti.